Nella serata di ieri, Campobasso è stata nuovamente teatro di un'operazione di controllo di vasta portata condotta dai carabinieri per contrastare i fenomeni di criminalità e attività illecite. Controllate 76 persone e 34 veicoli. I militari hanno inizialmente pattugliato le strade a piedi per poi istituire dei posti di controllo strategici nel centro cittadino, una mossa che riflette la determinazione delle forze dell'ordine nel mantenere un alto livello di vigilanza. Villa Flora, Via Palombo, Corso Bucci, Città nella Città, Largo San Leonardo, Via Ziccardi e Via Sant'Antonio Abate sono state alcune delle zone sottoposte a monitoraggio, con l'obiettivo di coprire ampi settori della città. L'operazione ha visto un notevole dispiego di forze, con 16 carabinieri e 6 automezzi di servizio impegnati in un'azione coordinata che ha evidenziato la capacità di risposta e l'efficienza dell'arma dei carabinieri. Sono stati controllati cittadini extracomunitari impiegati in cantieri nel centro storico. Queste verifiche hanno portato al rilevamento di irregolarità, che saranno oggetto di ulteriori accertamenti e, ove necessario, sanzioni o denunce. La serata di interventi rientra in una strategia più ampia di prevenzione e repressione, che mira non solo a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche a evitare il degrado nel centro cittadino.